ma siccome noi siamo uno dei entrati, nella rete semi-rurale italiana, dove lui è uno dei protagonisti maggiori, e da lì nata questa idea, lui ci ha proposto 4 anni fa 10 kg di grano, 10, con questi 10 kg di grano abbiamo iniziato tutto questo lavoro, e quindi permettimi, Giancarlo, tu hai ribaltato tutta la normale comprensione dell'agricoltura convenzionale italiana, che è basata sulla varietà, sulla purezza della varietà unica. Invece è un discorso evolutivo, quindi poi dopo magari ci vediamo. Ma Stefania Grano, no, genetista anche lei, e la cosa che mi piace di più, i miei pubblici che stai pensando, spero che hai guardato il nostro video, non il video del video, perché noi ci stiamo puntando tanto, ma sapete che il video normalmente nelle marche era coltivato fino al Medioevo, poi è scomparso. Adesso qualcuno dice solo per i canarini, no, il video ha una valenza di importanza fondamentale per l'alimentazione umana. Quindi domani ci parlerà del cibo intelligente, no? Dico io perché no, è rimasta, no, mi è particolarmente colpito con questa tua ricetta di coltivo. E posso dire altro, conosciutissimo, il professor Franco Berrino, quindi, e con lui diciamo quello che chiudiamo il cerchio, no? Agricoltura, cibo intelligente, naturalmente salute, quindi questa è una cosa fondamentale. E quindi, ecco, noi vogliamo un biologico a 360 gradi, ecco quello che dicevo prima, due parole, biologico etico, che però racchiude un'agricoltura che dà 3 risposte, io dico sempre, ma lo ripeto, dà una risposta fondamentale al cambiamento climatico, se è fatta bene. Quindi il cambiamento climatico è un problema enorme, abbiamo visto ieri un grande movimento mondiale, una cosa molto bella questa, no? Riguardo, no? Tutti ci stanno muovendo per le problematiche del cambiamento climatico. Se uno fa una vera agricoltura biologica, la fertilità del terreno deve aumentare. È fondamentale. Aumentando la fertilità del terreno, noi trapogliamo la CO2 del terreno e vendiamo cibo. Banale, banalissimo, ma è fondamentale. Diamo la risposta al cambiamento climatico, diamo la risposta alla biodiversità, che purtroppo no, sta diminuendo sempre di più la biodiversità. Questo è fondamentale anche questo. E diamo una risposta, diciamo, al cibo intelligente, lo vogliamo definire un cibo che nutre, perché oggi il cibo non nutre più, soprattutto il cibo dell'agricoltura convenzionale non nutre più. Allora, voglio fare una battuta a quelli che dicono, ah, il biologico costa troppo. Signori, andiamo a vedere quanti milioni, forse miliardi, spendiamo in Italia per gli integratori alimentari, perché il cibo non nutre più e dobbiamo integrare con gli integratori. Se andiamo a dire solo quello, basta che per quello, no, ma tutto la problematica dell'inquinamento dovuto all'agricoltura forse troppo spinta a livello convenzionale, è chiaro che alla fine veramente possiamo dire che il biologico non è vero che costa di più, ma costa di meno, andiamo a analizzare tutti quei costi, gli indotti che non vediamo. Quindi biologico a 360 gradi significa garantire se possibile un prezzo equo, al produttore, perché è l'ultimo anello, l'anello debole della catena alimentare, quindi noi dobbiamo salvaguardarci in questo. Ma i punti sono diversi, l'energia rinnovabile, noi abbiamo l'autosufficienza con i pannelli solari, per dire, dalla bioedilizia, dalla finanza etica, dai diritti dei lavoratori, perché noi dobbiamo in tutta la filiera, dal campo alla tavola, dare un contributo fondamentale. Quindi io e promuovere anche il territorio, queste sono le cose, legare i prodotti alla bellezza del territorio. Quindi questa è un'altra cosa, no? Lo slogan, siamo appena tornati dalla fiera che ho fatto in Norimberga, il nostro slogan era ma nutriti della bellezza, no? E c'era il paesaggio marchigiano, una grande foto del paesaggio marchigiano, nutriti anche di bellezza, perché non è solo, no, il corpo umano non è fatto fatto anche di energia, questo è fondamentale. E quindi io voglio usare una parola che ha usato Franco Arminio, che ti ho visto, tra storia, quando eri a Matera, hai fatto l'intervista, hai parlato di omologazione della città di Matera. Noi non vogliamo l'omologazione del biologico, noi non vogliamo l'uniformità, noi non vogliamo la convenzionalizzazione del biologico, quello che sta succedendo oggi. No? Quindi
oggi presentando questa pasta 700 grani, quindi sono 700 grani da valore, no? Un miscuglio di 700 grani in Sicilia, quindi è l'esaltazione della biodiversità, ma è l'esaltazione anche dei sapori, dei colori, della ricchezza di questo prodotto. È chiaro che non è un prodotto standardizzato, e qui è la grande sfida, no? Noi porteremo questo prodotto al consumatore, il consumatore purtroppo è un po' troppo abituato ad avere sempre uguale il prodotto. Qui invece con questo ogni anno sarà diverso, ogni campo sarà diverso, ogni valle sarà diverso, no? E quindi dovremo, questa è la grande sfida, no? Abituare il consumatore ad assaporare la dolcezza della stagione, un altro per motivi diversi, no? Quindi assaporerà veramente la stagione, quindi questa è una cosa molto, molto bella, noi ci crediamo tanto. Per finire, non la faccio troppo lunga, voglio ringraziare la rete Centrurale che fa la ricerca partecipata delle popolazioni evolutive, quindi limito questo per il momento, ma la parola di più devo spenderla per la rete Humus. La rete Humus l'abbiamo promossa insieme ad altri, è un'associazione nazionale per differenziarsi dal biologico industriale che sta venendo avanti dicendo noi siamo un'altra cosa. Quindi un biologico a 360 gradi, un biologico è. Quindi parliamo del manifesto della rete Humus, parliamo di sviluppo durevole della fertilità, l'equità del prezzo, su tutta delle relazioni sociali, il prezzo giusto per i produttori, la responsabilità sociale e territoriale, la qualità del cibo prodotto, questo magari no, perché è importante che se noi facciamo un prodotto biologico deve avere una qualità superiore rispetto al cibo convenzionale. E per ultimo, per farla breve, come energia. Sia Maurizio Costino che il responsabile della rete Humus, ma anche Davide Giordini, che è il presidente di Coenergia. Cos'è Coenergia? Sono progetti di economia solidale e quindi all'interno di questo si chiama Coenergia perché all'inizio faceva solo l'acquisto di energia verde per le famiglie, no? Per le famiglie dei capisti. Adesso si è allargato, diciamo all'interno di Coenergia esistono tutti i patti di economia solidale. Poi il nostro, che si chiama adesso pasta, i gruppi d'acquisto che acquistano la nostra pasta, c'è tutto, non sto spiegando tutto perché altrimenti non finiremo più, ma c'è un 2% di quel fatturato che va in un fondo solidale, che poi Coenergia lo destina per progetti solidari. Quindi ecco, questo è tutto quello che facciamo e che stasera vogliamo, no? Insieme, e ringrazio di nuovo veramente di cuore tutti i relatori. Grazie. Dovrebbe esserci il sindaco, eccolo, Maurizio Mangialardi. Ecco. Buonasera a tutti, grazie per essere qui in tanti, grazie a Bruno per aver organizzato questa iniziativa. La nostra collaboratrice, il consigliere delegato a Meloni e insieme all'assessore Campanile è ritenuto un momento importante. Io dico pure che poteva avvenire solo in questa città, lo dico con grande orgoglio, salutando il vicepresidente Casini e il consigliere Volpini. Questa città che ha una grande storia, una grande tradizione, è un grande esempio nell'ambito dell'agricoltura biologica. Diceva prima Bruno, con aria sottomessa e dimessa, diceva sono solo 40 anni. L'abbiamo fatto con l'esempio, con l'occasione e con la modalità divulgativa. Questa è la prima città, dico per i relatori che ringrazio, qui daranno un grande contributo autorevole e di prospettiva. Questa è la prima città che ha messo al bando, quando la legge non lo aveva ancora incardinato, di glifosato per uso pubblico. Prima. E lo dico perché quando si fanno le cose, poi diventano banali e
cioè che non abbiamo più il futuro. Ci siamo dimenticati che avevamo un ROA fino a 15 anni fa e facevamo sparire gli atolli del Pacifico, che abbiamo dato la diossina come defogliante con l'aereo in giro per il mondo, che abbiamo utilizzato il DDT, anzi ancora lo vediamo, che abbiamo i detti piedi di amianto e ancora in qualche parte del mondo viene scavato e utilizzato. Ce lo doveva dire una ragazzina di 15 anni che forse dobbiamo mettere in campo operazioni sostenibili, e questo vale per l'agricoltura in modo particolare, no? Lo dico per uno che viene da un percorso e che forse direi ero Bruno fuori dal tempo 30 anni fa, fuori dal tempo, e quando facevi le scelte non c'eri mai, perché facevi le piste ciclabili e ti tiravano i pomodori per strada, facevi la raccolta differenziata, ti tiravano i rifiuti davanti al portone di casa, ma non bastava mai, perché cercavamo sempre qualcosa in più e qualcosa di meglio. Poi ci siamo accorti che invece in qualcosa in più, qualcosa di meglio, e oggi siamo nella necessità di guardare una ragazzina con le vergine e trovare la speranza. Ci siamo dimenticati che Trump ha detto che i cambiamenti climatici non esistono e che non c'è, che l'incremento di CO2 non è un problema, che la devastazione del territorio non è un tema. Lo dico anche qui con grande orgoglio, ormai sono quasi nel perimetro finale, prima città d'Italia aver messo a consumo zero del territorio. Non c'era Roberto Anna che mi chiamò, ma avete fatto, abbiamo tolto, non si consuma più un centimetro. Non sarebbe nemmeno complicato farlo su scala nazionale, non sarebbe, se si inventano le cose più incredibili, una legge, un articolo, non si consuma più un centimetro quadrato di territorio, non si consuma più, quello che hai lo riconverti, lo migliori, e forse andremo a dedicare l'agricoltura all'agricoltura in maniera meno intensiva. Sono un perito agrario, così almeno ci capiamo. Quando il professore ci diceva qual era il problema non era la qualità, era la quantità. Noi dovevamo produrre 80 meno, 80 quintali a detta, e quindi le selezioni che facevamo, l'unico problema era se l'allettamento, o quale, ci interessava se era dal punto di vista qualitativo importante. Ecco, io penso che oggi c'è il punto di conversione, ma la conversione la si fa non con la nicchia, non la si fa pensando che le cose siano bene se perimetrate. Noi dobbiamo metterci nelle condizioni di prendere grandi esempi e grandi orgoglio, come quella di Bruno, e farlo diventare su scala nazionale, perché la nicchia bella mette sempre il riparo e ci fa sempre puntare l'indice su qualcos'altro. Siamo belli, noi siamo i migliori e poi il resto va bene. No, questo dobbiamo portarlo a scala generale. E allora, che l'agricoltura biologica voglia dire ritornare a coltivare il terreno rispettando, perché a quel punto non ci avremo più problemi del dissesto idrogeologico, ritorneremo a fare le rotazioni come servono, andremo a tutelare quel territorio come serve. Io spero che, dicevi tu prima Bruno, c'è agricoltura biologica, quella buona e quella poco buona. Io spero che invece diventi tutta buona e che ci sia il coraggio di legiferare in quella direzione. Deve essere solo agricoltura biologica, si determinano i materiali, i prodotti, le sostanze che si devono operare. Non sono così difficili, no, non è così complicato. Si adopera per tutti, non so, si fa una regione eccellente come la nostra, ma forse può diventare una nazione eccellente se pensiamo alla bellezza, alla tutela, alla buona alimentazione, perché
mangiamo, ho detto prima, e se così muori, moriamo per mangiare. Grazie davvero per la serata. Perdona l'assessore Campanile, perché noi grazie a lui abbiamo detto che fratelli si facete, quindi prego. A proposito del consumo di suolo, vengo dal Veneto, parlavo di un video, la regione Veneto ha dichiarato lo stop al consumo di suolo, ma con un dispositivo tale che va a regime nel 2050. Dare un'idea di come sono convinti. No, ci sono i ricorsi come abbiamo preso. Adesso c'è una fine lettrice, c'è un testo poetico, perché noi siamo convinti che poesia e terra e passione civile si debbano stare assieme. Prego. Ti presenti da sola? Dici chi sei? Non dirti chi è la poesia. Vabbè, la poesia di Franco Erminio, chiaramente. I paesi, un crimine impunito. È una vergogna il grano a 15 euro al quintale. Lo stesso prezzo di una pizza e una birra. L'Europa pensa alle banche più che ai paesi. E i nostri governanti di oggi e di sempre non hanno mai capito che l'Italia è fatta di paesi e di montagne. Bisogna lottare e cantare, bisogna rimanere nei paesi, comprare l'olio e il vino dai contadini, comprare il formaggio senza badare al prezzo. Onore agli alberi, ai vecchi. Onore a voi tutti che amate la poesia. Onore a chi sa gioire, onore a chi fa dentro un piccolo paese una grande vita. Onore ai rivoluzionari senza accidenti. Sono loro che ci salveranno. Quelli che non descrivono la luce, ma la danno. Siamo nel vivo della giornata con relazione del professor Salvatore Ceccarelli, vi leggo sul titolo, le popolazioni evolutive, sottotitolo, a crescere la biodiversità e l'autonomia nella coltivazione delle piante alimentari. Buonasera, sono venuto a essere in mezzo fra il proiettore e lo schermo. Allora, spero di non rovinarmi quello che dico per questa sera con questo titolo Morire di fame o morire mangiando. Quando ho scritto questa cosa sul mio blog, pensavo di aver esagerato e poi dopo qualche tempo. Di continuo declino, a partire dal 2014
le persone che soffrono la fame al mondo è tornata ad aumentare, come vedete. E questo nonostante una campagna mediatica secondo la quale le nuove biotecnologie ci avrebbero salvato dalla fame nel mondo. Nel frattempo i figli prediletti delle biotecnologie, che sono gli OGM, sono arrivati ad essere coltivati su 185 milioni di ettari, dei quali molti in paesi sviluppati, sono coltivati per 18 milioni di agricoltori in 26 paesi, di cui 19 nel mondo in via di sviluppo, nei paesi in via di sviluppo. E c'è da chiederci, ma su quanti ettari dovranno essere coltivati prima di vedere un effetto? Oppure questo aumento della fame nel mondo è l'effetto e lo stiamo già vedendo? Nel frattempo l'industria alimentare ha dato la direzione di produrre cibo. Nel frattempo la rivista medica, una delle riviste mediche più importanti, Lancet, di cui parlerà anche Franco Berrino, ci dice che oggi il pericolo di morire o di ammalarsi a causa del cibo è maggiore del rischio combinato del sesso non protetto, alcol, fumo e droga messi insieme. Questo ovviamente lo chiede in Italia. Nel frattempo l'industria alimentare ha dato la direzione di produrre cibo a basso costo, costi quel che costi. E noi spesso e volentieri parliamo dei grandi monopoli del cibo e dell'albezzeme, dei grandi monopoli dei pesticidi, ma esistono dei veri e grossi monopoli nel caso del cibo. Pensate che quando voi andate in un supermercato, tutto quello che comprate, o penso che tutto quello che comprate viene da una di queste 10 grandi multinazionali del cibo, di cui questa, soltanto questa, possiede 8.000 marchi al mondo. Per cui entrare in un supermercato e cercare di non comprare un prodotto da Nestlé è veramente complicato. Uno dei grossi problemi che sta arrivando molto filtrato al grande pubblico è che cosa c'è dietro al cibo. Beh, se voi volete scoprirlo, basta che andiate in Sole 24 Ore e andate nella lista delle commodities, in terza pagina, e voi vedrete commodities con il valore atteso in futuro, le futures, trovate petrolio, rame, zinco, frumento, riso, cioè il cibo è diventato una commodity. Per cui, mentre noi ci scateniamo contro le grosse multinazionali tipo la Monsanto, eccetera, in realtà gran parte del cibo, di quello che circola nel mondo dell'agroalimentare, è nelle mani di queste grandi società di investimento finanziario, le quali possiedono gran parte delle azioni di quelle multinazionali di cui noi, alle quali noi diamo tutte le cose. Non è che siano esenti da colpe, però il fatto che il cibo sia diventato un soggetto di investimento che oggi assorbe ben 126 miliardi di dollari significa che fondamentalmente queste società di investimento finanziario, quando voi pensate di investire i vostri risparmi, dei fondi che si diventano sempre più opachi, in realtà questi fondi di investimento hanno anche fra il loro pacchetto anche il cibo. Per cui a questo punto qual è lo scopo principale delle società dell'agroalimentare? È quello di aumentare i profitti, e cioè le azioni di degli azionisti che investono appunto nel cibo. E come si aumentano i profitti? E questo spiega le cose che sono avvenute negli ultimi anni con le fusioni delle acquisizioni, perché è diventato grande. Quando la Monsanto si fonda con la Bayer, in realtà loro aumentano naturalmente i profitti, perché pensate soltanto ai dipartimenti di ricerca di questi due corsi. A questo punto di fondo diventa soltanto uno, e quindi c'è una notevole riduzione dei costi, ma anche la nuova cultura, ma anche le biotecnologie rientrano in questa strategia di ridurre i costi con cui si produce il cibo e di aumentare i costi.
Tutto questo ha portato a un sistema agroalimentare che ha un grande costo, perché oggi abbiamo circa 1 miliardo di persone denutrite o che soffrono la fame, circa 2 miliardi di persone che mangiano male e mangiano cibo che non è nutriente. L'ANSET ci dice che ci sono ben 11 milioni di morti collegati con il cibo, e nel frattempo noi tutto questo si è ottenuto dalle produzioni agricole che non sono né resilienti, cioè non sono in grado di sopportare degli shock come quelli causati dai cambiamenti climatici, né sostenibili. Tutto questo è quello che oggi si è considerato e chiamato il costo umano del sistema agroalimentare. Tutto questo ha anche degli effetti sul nostro pianeta, perché oggi si parla dei confini planetari sicuri, e noi abbiamo già sforato, come vedete con le due barre verde, rosse, quello della diversità genetica e il modo in cui utilizziamo azoto e fosforo, e siamo in una zona pericolosa, quelle gialle, per quanto riguarda acqua ed altri fattori. Questo è come stiamo riducendo il nostro pianeta, e questo ce lo diceva appunto anche la piccola Greta. E allora che cosa si può fare? Beh, diceva prima Bruno, una risoluzione dell'agricoltura biologica, che come sapete in questi ultimi mesi è stata sottoposta a potenti attacchi. Non avrei parlato di questo se non ce ne fosse stato uno di qualche giorno fa sulle 24 ore, perché volevo soffermarmi sul fatto dell'attenzione che voi dovete porre quando leggete questi articoli, perché secondo me sfruttano il fatto che molte di queste pubblicazioni sono purtroppo in lingua inglese, e non tutti i lettori del Sole 24 Ore, del Repubblico, della Stampa hanno accesso a questa letteratura. Beh, pensate che, come vedete, in questa pubblicazione che ha fatto il giro del mondo hanno confrontato il convenzionale con il biologico sotto forma di petali in funzione ideale. Più il petalo è lungo e più gli effetti in quel sistema sono positivi. Come voi vedete, gran parte dei petali del biologico sono molto più lunghi del convenzionale, ad eccezione della funzione. Beh, in uno degli articoli di Repubblica si sottolineava il valore nutritivo del cibo biologico, dicendo che non ci sono differenze. Beh, è vero, ma soltanto in parte, perché questo petalo del valore nutrizionale si basa su ben 15 studi in giro per il mondo, di cui 12 sostengono che il cibo biologico è più nutritivo, contiene più vitamina C, contiene più antiossidanti, contiene più omega 3, 3 soltanto dicono che non ci sono differenze, per cui l'articolo di 15 studi si sofferma sui 3 che hanno dimostrato che non sono differenze significative, tanto per dirvi come l'informazione viene utilizzata. Voglio finire di parlare del biologico parlando di questo studio, che mi sembra molto interessante, perché questi sono i francesi che hanno studiato ben 70, quasi 70.000 persone per un periodo di quasi 17 anni. E durante questo periodo, in questo gruppo di persone, sono insorti 1.340 nuovi casi di tumore, che vanno da quello al seno, perché il 70% di queste 70.000 persone erano donne. Quindi questo spiega la maggiore frequenza di tumore al seno, prostata, pelle e colon di fuori. Beh, su 70.000 persone per 17 anni hanno trovato che chi mangiava cibo biologico aveva un rischio minore di contrarre il cancro. Ma di questo studio sulla stampa italiana non si è mai parlato. Si accennava prima la diversità. C'è un tipo di diversità della quale parlano soprattutto i medici, ed è la diversità che è dentro di noi. Noi qui abbiamo circa 2 kg di batteri, virus, lieviti, protozoi, dalla cui composizione e dalla cui diversità dipende sia la nostra salute fisica che quella mentale. Oggi si parla addirittura di ansietà, depressione, autismo. Perché questa diversità e questa composizione del
sul biota, così si chiama, intestinale, così importante? Beh, perché è nelle nostre mani, perché noi lo possiamo cambiare, cambiando la dieta in appena 24 ore. Quindi pensate a quel gesto che voi fate tutti i giorni, di scegliere un prodotto anziché un altro, quali conseguenze, quando andate sul supermercato, con un negozio, e vi basate per esempio soltanto sul prezzo, che tipo di conseguenze quell'atto può portare. Se si ritorna alla dieta precedente, ci vogliono circa 48 ore per ripristinare lo stato precedente. Ovviamente il fatto che la dieta possa avere una grande importanza sul nostro microbiota e quindi queste conseguenze sulla salute mentale e fisica ha scatenato una serie di studi sulle diverse diete, e ci sono lavori a UNICEF, poi si va anche in televisione, se ne parla, e ovviamente ci sono opinioni molto discordi. Poco fa mi chiedevano: e il formaggio? Io da quel poco che so, sono un dietologo, quello che vedo è che non c'è nulla che faccia veramente male se non lo si mangia in continuazione. Quello che i medici dicono è che bisogna variare la dieta quanto più possibile. E qui comincio il problema. Come facciamo ad avere una dieta differenziata se questo è il tipo di agricoltura che ci circonda prevalentemente? Devo dire che nelle Marche questi spettacoli non si vedono molto spesso, grazie a Dio, ma anche grazie all'orografia della regione, che renderebbe questo molto complicato. Ma voi prendete il treno da Bologna a Milano, da Milano a Torino, da Milano a Venezia, e questo è quello che vedete dal finestrino. E pensate che scienziati molto importanti, come questo signore che si chiama Otto Frankel, lui già nel 1950 aveva messo in quadro il pericolo di andare verso l'uniformità, e diceva: guardate, io capisco che ci sono dei motivi per cui voi siete andati verso l'uniformità, capisco che ci sono motivi commerciali, storici, tecnici, psicologici, estetici. Notate, non usa la parola biologici o scientifici, e lui era uno scienziato. Lui arrivò al punto di dire: siamo andati verso l'uniformità genetica delle varietà che produciamo, al punto che questa uniformità può essere addirittura nemica della massima produzione. E dicevo, questo signore scientificamente era un po' tempi, perché oltre ad essere un genetista, faceva miglioramento genetico, era un citologo, era una cellula, lui è passato la storia perché insieme ad una irlandese, Erna Bender, è quello che ha promosso all'interno della FAO l'interesse per la biodiversità. Diciamo che la FAO ha fatto la biodiversità e grazie a lui e grazie a Erna Bender. Quindi non era uno comunque. Beh, lui diceva tutte queste cose nel 1950, ovviamente pochissimo hanno ascoltato. Se questo è quello che capiamo. E se voi leggete tutti questi rapporti che parlano appunto del cibo, di quanto può far male, quello che a me sorprende è che si parla sempre di agricoltura, cibo e salute, e quasi mai di ciò che sta alla base di tutto questo, i semi. Se i semi sono nelle mani di qualcun altro, come facciamo a cambiare tutto il resto? Sì, possiamo mettere trovare delle piccole strappature, dei piccoli rimedi, ma non possiamo risolvere la base del problema. E quindi quello che io e mia moglie, che parlavo di me, abbiamo cercato di fare quando eravamo in Siria, noi siamo stati in Siria per circa 30 anni, è quello di rovesciare il processo. Che cosa era successo, grosso modo, agli inizi del 1900? È che da un sistema circolare, per cui c'era molta diversità genetica nei campi, gli agricoltori la selezionavano ma la conservavano contemporaneamente, e la conservavano anche con questo sistema di scambio con altri agricoltori. Quando questo processo è passato nelle mani dei ricercatori, è successo che quella diversità, la stessa identica diversità, trasportata nelle stazioni sperimentali, è stata ridotta gradualmente a uniformità. Le varietà moderne, il cui seme veniva venduto a quelle persone che fino ad ora erano fallite. Scusate.
che fino a quel momento erano stati i protagonisti e a questo punto sono diventati l'ultimo lavoro del campo. Cioè, dal gestire tutta questa diversità, noi ci siamo trovati nella situazione di acquistare del seme fatto da altri senza sapere esattamente da dove provenisse. Fino a che poi le leggi sulle sementi hanno reso quel processo, che è andato avanti per 10.000 anni, complicato o illegale, addirittura illegale. Quindi questo ha portato a una perdita di autonomia da parte degli agricoltori e dei consumatori, e questo è quello che noi, a cominciare dal 1995, quando eravamo in Siria, abbiamo cercato di modificare, introducendo un'idea che non era la nostra, del miglioramento genetico partecipativo, che consiste fondamentalmente nel invertire questo processo. E quello che abbiamo fatto è fondamentalmente di costruire un sistema in modo che l'istituzione pubblica continuava il suo compito, perché in questo compito ha i maggiori vantaggi di generare tantissima diversità, per esempio facendo migliaia di incroci. Ma questa diversità, una volta creata, anziché essere tenuta nella stazione sperimentale e gestita dai ricercatori, veniva mandata nei campi dei contadini e gestita dai contadini, ma in modo tale da utilizzare tutti i requisiti della scienza. Per cui gli agricoltori ricominciavano ad essere i protagonisti, da queste loro scelte derivavano nuove varietà, le quali poi tornavano alla stazione sperimentale per un altro ciclo di selezione, ma nello stesso tempo arrivavano direttamente ai loro campi con nuove varietà. Questo, come vi dicevo, noi abbiamo cominciato a farlo nel 1995, questo è uno dei primi agricoltori con i quali abbiamo discusso, Ahmed, in un villaggio che si chiama ancora, giù nella sua, a quasi 200 km a nord-est di Aleppo, vicino ai confini con la Turchia, e questo è uno dei primi incontri con gli agricoltori in cui discutevamo delle modalità con cui questa cosa poteva essere organizzata. E l'anno successivo avevamo già i primi esperimenti in campo. La Siria, ai tempi, doveva essere molto fredda. Noi abbiamo sperimentato il cambiamento climatico sulla nostra pelle, perché negli ultimi anni in realtà questi mantelloni non servivano più. Poi dalla Siria abbiamo cominciato a farlo praticamente in Centro d'Africa, nel Corno d'Africa, in Iran, e è avuto molto successo in termini di riportare diversità nei campi. Però poi intorno al 2007-2008, gli ultimi anni in cui siamo stati in Siria, perché abbiamo paese che abbiamo lasciato nel 2011, ci siamo accorti che questo modello aveva il suo tallone di Achille. Il tallone di Achille era proprio nella collaborazione, perché necessitava della collaborazione permanente e garantita di un'istituzione che generasse tutta quella diversità e che fornisse il supporto tecnico affinché il tutto avvenisse nel rispetto della scienza. E abbiamo avuto due episodi, uno in Siria, uno in Giordania e uno in Iran, in cui l'istituzione che fino a quel punto ci aveva dato il proprio supporto, a un certo punto si è ritirata. Ed è stato a quel punto che noi siamo resi conto che delle istituzioni non bisognava fidarsi più di tanto, nel senso, non detto che poi in alcuni casi, per esempio in Giordania, noi continuiamo questo lavoro, in Algeria lo stesso, in Iran, dopo i problemi che abbiamo avuto con una provincia, continuiamo con un'organizzazione non governativa. Ma insomma, fondamentalmente ci siamo accorti che molti ricercatori hanno grosse difficoltà a riconoscere che i contadini possono fare selezione. Cioè, mi vengono a dire, ma per fare questo lavoro bisogna avere una laurea, un dottorato, gli agricoltori non ce l'hanno. E la mia obiezione era che non l'hanno fatto per 10.000 anni, pur senza avere una droga. Ed è stato a quel punto, appunto intorno al 2008, che abbiamo pensato, e qui arriviamo ai miscugli, di combinare partecipazione con evoluzione. Risponderanno una vecchia idea, che era già stata pubblicata nel 1956 da questo agronomo americano,
il quale aveva detto, 1956, vabbè, una cosa che si può fare è quella di mettere insieme tante varietà di origine quanto più diversa possibile, fare tutti i possibili incroci, i risultati di questi incroci mescolarli, e poi questo grande miscuglio di incroci farlo evolvere naturalmente laddove c'è bisogno di una nuova varietà. Insieme queste sono le vere e proprie popolazioni, che è il termine che io preferisco usare. Se questo non è possibile, perché non c'è nessuna istituzione che fa tutti gli incroci per ricombinare quello che dà risultato, quello che si può fare è quello di mescolare, e questi sono gli studi, varietà che poi voi trovate in giro per il mercato oppure che voi stessi, che gli stessi agricoltori conservano. Però fondamentalmente l'idea è quella di farle evolvere, e quello che succede, seminandole e raccogliendole anno dopo anno, queste gradualmente, grazie alla selezione naturale, ma anche grazie agli incroci che avvengono